Eccoci, già alcuni oggetti sono a caricare alla luce della luna. Dopo questo video metterò anche le carte. Quindi, ultimo video della sera, poi gli altri saranno fatti domattina. Dunque, con le carte cariche, qual è il segno? Non c'è segno. Che andiamo a fare adesso? La Vergine l'abbiamo fatta. La bilancia. La bilancia. Eccola qua, col 4 di spade. Che stress, sta bilancia. Eppure non dovrebbe essere stressata. La bilancia dalla sua parte c'ha una bellissima Venere. Proprio su di lei. Tra l'altro, il plenilunio in gemelli che si sta compiendo, che domani mattina si compirà e che in questo momento è in fase di la luna sta per ultimare il suo ciclo e sta per riempirsi del tutto. Domani, ripeto, luna piena in gemelli, quindi grande carica per i segni di aria, quindi anche grande carica per la bilancia. Andiamo a vedere perché si sente così scarica a questo punto. Allora, potrebbe essere Plutone in Capricorno che disturba un po' con la bilancia. Questo Plutone che tra l'altro verrà raggiunto da Mercurio questa settimana, ma andiamoci per ordine. Nei segni d'aria abbiamo detto il fantastico plenilunio del Castoro in Gemelli 20, il giorno 27, quindi domani, con questa voglia di socializzare, di aprirsi al nuovo, di ripulirsi di energie che non vanno più, di situazioni che non vanno più, di cose che non vanno più, di fare chiarezza tra queste due identità, no? Bianco-nero, queste due facce che i gemelli rappresentano. E poi, quindi, forse segni d'aria, la bilancia ha dalla sua comunque anche le energie dei pianeti in Sagittario. E che sono Sole, Marte e Mercurio. I segni di fuoco sono praticamente in questo momento forti proprio e tutte le energie sono in Sagittario. Marte, Sole e Mercurio. Dobbiamo dire però che proprio il giorno 1 Mercurio passa in Capricorno. Passa in Capricorno e incontra la Plutone. Questo connubio sarà in quadratura alla bilancia. Quindi una bilancia che in qualche modo potrebbe avere anche qualche difficoltà di comunicazione, ma ne parleremo la settimana prossima. Dopodiché, i segni di terra hanno alla loro parte anche Urano e Giove retrogradi in Toro, ecco, è un quartetto splendido, eccezionale da sabato in poi. I segni di acqua mantengono indisturbati Saturno diretto in Pesci e Nettuno retrogrado. Non ci sono altre novità. Andiamo a vedere adesso. Andiamo a vedere adesso l'energia della bilancia, che mi sembra che quasi che si sia spogliata delle sue armature e per questo in qualche modo si senta debole. Non lo so, mi è arrivata così, prendetela come mi è arrivata. Allora, energia interna della bilancia, il mondo, energia esterna, il 10 di bastoni e il cavaliere di spade. Si muove rapidamente, probabilmente si muove anche in maniera un po' disordinata, nonostante abbia chiaro l'obiettivo, eh? Quindi si muove perché vuole arrivarci a quell'obiettivo, solo che spesso si muove in maniera un po' disordinata. Il mondo, quindi c'è una bilancia che potrebbe avere a che fare con persone che non fanno parte del loro status, che non fanno parte della loro cerchia, che non fanno parte della loro nazione o che hanno incontrato tramite social, oppure semplicemente una bilancia che ha la sensazione di cadere negli stessi percorsi. A me l'idea che mi dà è che vuole andare verso persone che non fanno parte della sua cerchia, ma vediamo, insomma. Re di denari, tre di denari, quattro
4 di coppe e 3 di spade. Insieme a quel 4 di spade cominciano ad assumere un senso, soprattutto da un punto di vista della famiglia o del rapporto un po' più stabile. Per qualcuno potrebbe essere anche dal punto di vista lavorativo. C'è una bilancia che ha delle entrate, quindi ciclicamente, però è come se si ripetessero dei periodi di soddisfazione, ma anche poi di insoddisfazione, di dolore. La mia sensazione è che ci siano delle bilance che non abbiano superato del tutto qualcosa, che questo dolore, che ormai non è una ferita che ormai non sanguina, ma che c'è sempre, sta lì. Sembra di aver compiuto, di aver portato avanti dei successi, sembra di essere arrivati a compimento di qualcosa, ci si sente ricchi, potenti, tra virgolette, si è arrivati all'obiettivo tanto ambito, ma, perché qui c'è un ma, qualcosa manca. Da un punto di vista sentimentale, come se mancasse coinvolgimento. Perché manca? Perché la bilancia stenta a guarire. Ok? Quindi si muove, cerca di raggiungere gli obiettivi, ma in ogni caso, qualsiasi obiettivo sarà sempre insoddisfacente, perché non c'è del tutto la guarigione da qualcuno, da qualcosa. Esternamente abbiamo questo 10 di bastoni, è una bilancia che tenta di rialzarsi da momenti difficili, ma in ogni caso questa è l'energia esterna, quindi la situazione esterna è stata difficile, adesso sembra che sia in miglioramento. Asso di coppe, fante di spade, 10 di spade, 7 di denari. Quindi la situazione esterna effettivamente ha un'apertura, ha una nuova apertura dopo un periodo veramente brutto. 10 di bastoni, 10 di spade. Qui ci sono state proprio delle situazioni pesanti in cui ci si è sentiti avviliti, in cui ci si è sentiti prostrati, in cui ci si è sentiti feriti, traditi. Però c'è sempre quell'occhio e quel pensiero all'altro, a quello che sarebbe, secondo me, è proprio a quello che sarebbe potuto essere. Ok? Non escludo che ci sono dei bilancia che finalmente hanno delle situazioni esterne che si aprono verso il positivo, ma si aprono il positivo dopo periodi abbastanza tosti. Si è proprio all'inizio del periodo di semina, eh. E qui non c'è nulla di conclamato, qui c'è semplicemente un dover essere nelle condizioni di voler organizzarsi, pianificare, crescere, in situazioni migliorative. Ok? E la bilancia vuole tentare di raggiungere quell'obiettivo, assolutamente, ma per certi versi la situazione esterna è stata tanto compromessa che questa nuova apertura oggi non è possibile. È come se bisognasse seminare da capo, arare, sapete, quando si ara il terreno, poi si semina, ecco, perfetto. La mia sensazione è che su quello che c'era non è possibile seminare, bisogna seminare sul nuovo, ok? Quindi rifare da capo tutto il processo. E questo sia che siano situazioni sentimentali, sia che siano situazioni lavorative. È una bilancia che, ripeto, da un punto di vista interno sente di avere il potere, però ciclicamente si sente debole, ciclicamente pensa di non avere, è come se non avesse più voglia di amare, perché deve superare un dolore che ancora sta lì,
non è del tutto superato. Allora, andiamo a vedere adesso come sarà la settimana. 2 di spade, 10 di spade ancora, regina di denari, che corre di denari, ragazzi, il folle, l'asso di bastoni, il 2 di denari. Inizio della settimana un po' confuso, un po' indeciso, non sa che fare sta bilancia. E ripeto, c'è questo senso di recupero. Per qualcuno potrebbe essere stato un periodo di malessere fisico e che adesso deve recuperare. Per qualcuno c'è invece il senso di dover recuperare le emozioni dopo un dolore, non vi dico devastante, ma molto forte. Qui c'è stato proprio il senso del tradimento in primis, ma soprattutto la fine di qualcosa, ok? Metà settimana vi vedo molto più concreti, avete voglia di fare, avete voglia di seminare, siete andati oltre addirittura nei vostri piani, ma fine settimana vedete carta zero e l'asso di mazze. Quindi effettivamente tutto quello che di negativo doveva essere c'è stato, siamo alle opportunità. E voi volete coglierle delle opportunità. L'opportunità che volete cogliere è quella di un incontro, soprattutto fisico, passionale, di qualcosa che vi appassioni. Volete l'opportunità da cogliere è l'azione, il cavaliere di spade. Quindi voi sapete cosa volete e magari come che non sapete. Volete entrare in azione, quindi la bilancia vuole entrare in azione, solo che c'è tanta indecisione, ancora non ha capito secondo me come fare, vi dico la verità. E quindi oscilla, il suo equilibrio oscilla da una parte e dall'altra. Voglio vedere se riusciamo a capire cos'è che l'ha fatto tanto male da farla chiudere in se stessa. Re di coppe, torre, l'appeso e la stella. Molto presente il segno dell'acquario. Cara mia bilancia, quello che ti ha fatto male è stata una storia d'amore, un innamoramento, sarei dire. Il re di coppe è colui che ama e che lo esprime anche. Un innamoramento che improvvisamente è crollato. Una storia che potrebbe essere crollata, qualcosa che vi è crollato, un'idea potrebbe esservi crollata, oppure effettivamente una storia che improvvisamente, bruscamente ha trovato la sua fine. Ma che voi avete lasciato in attesa perché l'universo che vuole che stia in attesa o perché voi non riuscite a finire. Questa è una persona che voi sentite far parte della vostra energia, del vostro destino, quindi la bilancia. Il senso di dolore che si porta appresso la bilancia viene dal fatto di una storia che si è chiusa con qualcuno che la bilancia era convinta che facesse parte del suo destino e che è una storia che si è chiusa improvvisamente. Vediamo un attimo questo sognatore, questo matto, perché il 5 di bastoni, il 7 di coppe. Due carte, il 9 di denari e il re di denari e la regina di denari. Il vostro sogno è quello di costruire una coppia che sia stabile, ma lo fate in mezzo a tutta una serie di conflitti, di confusioni incredibili. Io credo che voi vogliate, apprezziate molto una persona. Tantissimo. E vogliate porre un nuovo inizio con questa persona. Qualcuno di voi però potrebbe essere impegnato, ok? Qualcuna o impegnata, qualcuno di voi invece semplicemente con questa persona ha un rapporto che è molto conflittuale. Quindi, cara mia bilancia, io credo che tu stia ancora pagando lo scotto di qualcosa che è successo
e dal quale non riesci a disincagliarti proprio. La sensazione di tradimento, la sensazione di dolore, te la porti sempre appresso, questa storia che è crollata improvvisamente. È come se non ti avesse permesso l'elaborazione e quindi continui a portarti appresso questo dolore e a non mollarlo. È un dolore che non ti molla. Però è arrivato alla fine, adesso è il momento di ricominciare e lo sai che sei sul punto di ricominciare, lo senti. Quello che vuoi è un nuovo inizio. Il problema è che ci sono delle bilance che vorrebbero nuovi inizi con persone che li attraggono. Ma non sanno come fare. C'è una bilancia che spia l'altro. C'è una bilancia che. Qui non parliamo di ritorno. Io non ho visto carte di ritorno, però ho visto carte di ciclicità. Qui quando stai bene, ricomincia a stare male. Non so come spiegarmi. La mia sensazione è che la bilancia, soprattutto in questa settimana, faccia i conti con questa oscillazione, anche settimana scorsa, quando sta bene, quando tutto sembra andare bene, la bilancia torna a stare male ripensando a una situazione che improvvisamente è crollata e che l'ha lasciato là o l'ha lasciata là in attesa che si svolgesse, ma non si è mai svolta. Ora la bilancia è pronta a ricominciare da capo. Il problema è che vorrebbe ricominciare da capo, forse dove ha lasciato. Andiamo a vedere adesso. E lì nascono i conflitti veri e propri. Andiamo a vedere con quali segni maggiormente la bilancia questa settimana. Segni di aria, e ripeto, c'è l'acquario molto dentro. I pesci. Questo dovrebbe essere lo scorpione. Sì, l'acquario, manca a dirlo, è qua. E l'ho sentito tutto, la presenza dell'acquario in queste carte. Quindi la bilancia ha a che fare con l'acquario, con nuovi inizi che hanno a che fare con l'acquario. Con nuovi inizi, con indecisioni o con bisogno di tagliare radicalmente. Eccolo qua, l'equilibrio incerto che c'è con la persona dell'acquario e manca a dirlo, abbiamo il ritorno. Quindi molte bilance vorrebbero il ritorno di una persona dell'acquario. Vorrebbero. L'idea di un ritorno li rende abbastanza con l'equilibrio stabile. E vediamo un attimo i pesci. Pesci e pesci, bella questa cosa, mi piace. 8 e 9 di coppe, in crescendo. C'è un bel rapporto con i pesci. Può essere di familiare, può essere armonico. Si passa da un momento di insoddisfazione in cui si vorrebbe lasciare indietro tutto quello che non ci soddisfa, che non fa per noi, a un momento di grande carica, di grande armonia. Secondo me è proprio la bilancia che ha bisogno di trovare questa armonia, che ha bisogno di trovare l'idea del sogno. Il sogno qual è? Ragazzi, il sogno della bilancia è quello di lasciarsi andare. Tutto quello che non va e andare incontro a quello che lo fa sorridere. So, sembra strano, ma è proprio questo quello che mi arriva. La papessa e con l'otto di denari. Io sono convinta che la bilancia stia ponendo in atto una serie di strategie che non dice a nessuno, una serie di percorsi che non dice a nessuno perché ha dei segreti. Perché vorrebbe forse quel ritorno di cui parlavamo, oppure vorrebbe tanto mettere in atto quel nuovo inizio dopo quel crollo che c'è stato, che avevamo visto. Quindi sì, è una bilancia molto particolare, l'avverto. Non è propriamente insoddisfatta, ma è come se avesse ormai fatto il callo con questa situazione di sali e scendi. Quando sembra stare bene, torna a stare male perché torna questo passato in fin dei conti, no? Torna
Perché c'è una situazione che non è riuscita a gestire e che è rimasta là, che non è riuscita a chiudere, non è riuscita a gestire, che è rimasta là. Non agiamo da soli e facciamoci aiutare. Non curante dei rischi e dei pericoli. Non agiamo da soli e facciamoci aiutare. Non curante dei rischi e dei pericoli è proprio il 9, è il cavallo di spade che avevamo visto. E non agiamo da soli. Quindi, in certo qual modo la bilancia sta pianificando qualcosa, però le carte ci dicono che non è da soli che raggiungeranno l'obiettivo, eh? Stanno pianificando qualcosa e quel cavallo di spade era indicativo che effettivamente, l'ho detto prima e lo ridico adesso, vogliono arrivare all'obiettivo ma non sanno come fare e si muovono un po' alla cieca, dobbiamo dire la verità, eh? Allora, vediamo. Nuove direzioni. Ti muovi tra mondi. Probabilmente ti muovi tra passato e futuro, o ti muovi tra superficie e profondità, nel senso che ti muovi tra quello che è il sentimento e quello che appare. Secondo me molti bilancia non lasciano apparire quello che veramente sentono. Però ricordati che c'è una nuova direzione, l'abbiamo visto dall'asso di mazze, c'è di bastone, c'è questo nuovo inizio per te. Questa carta è venuta al contrario, che ci dice? Chiarezza e attività, creati il tuo sacro spazio, però è messa al contrario. Secondo me c'è una di bilancia che non riescono in questo momento a credere, ad essere spirituali, ma perché c'è quella ferita che ancora non hanno superato, quel senso di tradimento che ancora non hanno superato, che stanno sempre lì e che non consentono loro la spiritualità, mentre invece le carte ti dicono che è proprio nei due mondi che trovi l'equilibrio, in certo qual modo trovi la tua dimensione. Ok, perfetto Bianca, questo era il tuo oroscopo per questa settimana, noi ci vediamo alla prossima, bye bye.